Il paese si fa domande, ma Anna era Simčić, la conoscevano in pochi. Un dramma c'è stato e il nostro paese in questo senso ha già dato. Il sindaco di Pozzuolo Martesana, Angelo Maria Caterina, ha dichiarato che il corpo senza vita di Anna, una donna di origini bielorusse residente in Italia da lungo tempo, è stato trovato nella sua abitazione giovedì 13 giugno, soffocata dal compagno. Il mistero avvolge la frazione di Trecella, dove la coppia si era trasferita circa 3 anni fa. Anna, ex ballerina di Night, conduceva una vita riservata nell'appartamento della zona residenziale e raramente si vedeva in giro. Il compagno, autotrasportatore per una ditta di spedizioni, era più noto agli abitanti locali grazie alle sue frequentazioni al bar sottostante, nonostante il suo lavoro lo portasse spesso fuori città. L'allarme è scattato quando il compagno polacco è rientrato a casa dopo alcuni giorni di assenza e ha trovato Anna morta sul pavimento del corridoio con il viso rivolto a terra. I sanitari giunti sul posto hanno confermato il decesso per soffocamento. I carabinieri della tenenza di Cassano d'Adda e del nucleo investigativo di Milano sono intervenuti immediatamente. È stata ordinata un'autopsia per determinare la causa esatta del decesso, se si sia trattato di farmaci, droga, suicidio o soffocamento meccanico, magari causato da un cuscino. La Procura di Milano ha coordinato gli investigatori nell'esecuzione di un esame tossicologico per verificare se la donna avesse ingerito sostanze che potrebbero averla stordita prima del soffocamento o che ne avrebbero causato direttamente la morte, nonostante non fossero note patologie particolari che potessero aver contribuito. I carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze da parte dei vicini, i quali riferiscono che negli ultimi tempi la coppia litigava frequentemente. Attualmente stanno verificando l'attendibilità delle dichiarazioni del marito. Secondo il medico legale, il decesso risale almeno a 20-24 ore prima del ritrovamento, escludendo così il compagno dalla scena del crimine, dato che mercoledì si trovava fuori città. Sono ancora necessari numerosi accertamenti. La vita della coppia è ora oggetto di indagine. La casa in via dei Citra è di proprietà di Anna, un possibile motivo di contrasto tra i due. Al momento non risultano denunce per maltrattamenti o segnalazioni di aggressione da parte di Anna nei confronti del marito. Questi ha dichiarato di essersi allontanato per alcuni giorni dopo una lite nei giorni precedenti al ritrovamento del corpo. Quali erano le ragioni dei loro litigi? I due si sono mai riconciliati o c'era un autentico conflitto nella coppia? Chi altro avrebbe potuto uccidere la donna e per quale motivo? Gli approfondimenti scientifici sono ora in corso. Sono stati effettuati tutti i rilievi necessari nella casa e le testimonianze dei vicini e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona sono in fase di confronto. Nessun dettaglio verrà trascurato. L'indagine mira a stabilire la verità dei fatti.